Salve a tutti ragazzi, sono Lord Kane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato, la terza parte della serie di video Salviamo il giovane guerriero. No, non mi ricordo più come l'ho chiamato, ma non ha importanza. Comunque l'argomento del giorno sarà la River Bat. Per questo motivo partiamo prima velocemente dalle mie mani. Ho messo il filtro, come potete notare qua in alto, River Bat True, quindi tutti gli spot, sia di VPP sia di preflop raise, solo gli spot dove stiamo effettivamente river bettando. Mi raccomando, facciamo anche un sacco di soldi, ma chiaramente stiamo bettando a river. Siamo piuttosto allegri e felici con il nostro range. La cosa che mi interessa è vedere come cambiano queste stats al cambiare, diciamo, dei vari stakes, onestamente. Notiamo come nei vari spot, man mano che aumentiamo di stake, bene o male, il nostro VPP cala e diventa più vicino al nostro preflop raise. Tanto più aumentiamo, tanto più invece abbiamo degli spot di riverbite anche quando non siamo noi gli aggressori. Mi raccomando, perché concetto interessante che dipende proprio dai tipi di avversari che stiamo affrontando da come loro sono bilanciati. Prendiamo una qualsiasi mano del 100, apriamo questa, su 21.000 mani, che sono le mani che abbiamo, sì, beh, immagino che siano le mani che abbiamo in database. La nostra linea di gioco è stata 2 di aggressor flop, 1.5 flop, 1.5 turn, 28 di river bet. A proposito, teniamo d'occhio la donk bet, che era stato l'argomento dell'ultimo filmato, e notiamo che stiamo donkando il 2, quindi non molto, perché onestamente per questo stake non è esattamente uno spot dove abbiamo un motivo di sbilanciare e possiamo tenere una linea il più naturale possibile. Come idea generale cerchiamo di vedere anche che, insomma, la linea di stats è stata il più possibile bilanciata, con un leggero calo della turn c-bet per via del field, che tende ad aggrare parecchio contro verso Smith. Vediamo che questo giocatore aggra 75, 50, 50, a parte Super Skunk, che non sembra voler mai bettare verso Smith. La maggior parte dei giocatori tende a farlo, e quindi la nostra linea andrà a sbilanciarsi leggermente, perdendo un po' di frequenza sul turn. C'è anche da dire che su 20.000 mani c'è anche della run in mezzo, ma non è la cosa che ci interessa. Quello che interessa a noi è che diamo un'occhiata alle frequenze di c-bet, 53-43, diamo un'occhiata alla riverbet 28, mi raccomando, la linea di riverbet è 28. Poi sulle frequenze 50-50-50, le difese di continuation bet, magari ne parleremo un'altra volta. Comunque la cosa interessante da vedere sono la riverbet in questo spot, che è 28, e il gap tra giocate rilanciate, vedete 90-60, 88-62, 83-61, va a calare mano a mano che caliamo di stake per via dell'opposizione. Diamo un occhio a uno stake medio, tipo il 10, medio, insomma medio-basso, queste però sono, vorrei una mano dove siamo in 5, non mani dove siamo in 4, software, dammi, ok, in realtà a quanto pare restano comunque tutte le mani, e allora andrà benissimo una mano a caso, 9.000, no, perché no, non vorrei che mi mettesse il filtro con solo 3 giocatori, perché forse ho, eccolo qua, qui siamo con tutto, oh, qui è un tavolo full. Notiamo invece da queste stats che sì, di nuovo abbiamo una linea di continuation bet un po' più bassa sul turn, perché ci sono un po' di giocatori che tendono ad aggrare, ma insomma non è quella la cosa che ci interessa. La nostra river bet è 21, quindi è calata leggermente proprio in virtù del field un po' più fishy, che betta un po' più sbilanciato, che gioca in maniera un po' diversa. Notiamo comunque che anche qua perdiamo un minimo di frequenza sul turn, alza leggermente il nostro check fold flop, e per il resto le nostre linee restano abbastanza bilanciate, con una leggera overfolding al flop. Notiamo però questa river bet 21, e notiamo che il gap ridiminuisce leggermente. In realtà non ho giocato in maniera molto diversa. Andiamo a vedere con le mani del no limit 2. Apriamo una qualsiasi mano dove siamo full, perfetto, e notiamo come cambia qui. La linea di c-bet diventa estremamente bilanciata, 52-52, vabbè, 59 sono poche mani, e non credo che abbiamo molti molte mani raccolte su questa river continuation bet. Ma la vera cosa che cambia è il gap tra il flop e il turn, 64-35, vedete che il gap è più ampio. Il check fold flop, che aumenta perché la gente tende a bettare molto meno verso Smith, e fra l'altro qua abbiamo pure il guerriero, adesso ti vediamo a pescare, e notiamo però che la river bet in questa spot è 16. Notiamo anche che aumenta la donk bet, non ho guardato le mani del 10, effettivamente, ok, era una cosa importante, 16 di river bet, 14 di donk bet su queste 20.000 mani di no limit 2. Volevo vedere come ho impostato la mia linea di donk bet al 10, per pura curiosità, 8, ok, era quello che volevo, 14, 8, 2, a differenza di stake cambia anche la nostra impostazione di gioco, perché cambia il field che stiamo affrontando. Mi raccomando, non cambia il giocatore, non è che siamo noi a cambiare stile, cioè il nostro stile resta lo stesso, per così dire, quindi uno stile, diciamo, semi-lusagre, chiamiamolo come vogliamo, ma insomma è importante studiare, insomma, per creare il nostro stile, ma il nostro vero stile si adatterà sul field e sugli avversari che stiamo affrontando. Detto questo, abbiamo dato un occhio alle mie, adesso metto un istante in pausa, per voi non cambierà nulla, devo cambiare database, devo andare sulle mani del buon guerriero per andare a analizzare le sue situation. A tra un istante.
Rieccoci, sulle mani del buon guerriero, abbiamo messo lo stesso filtro, quindi di nuovo solo reverb e true. Notiamo come già il gap di preflow praise e di VPB di preflow praise cali leggermente, ma questa non è la cosa più importante che dobbiamo vedere. Andiamo a prendere una mano qualsiasi, eccola qua. Il nostro guerriero sta riverbettando 36 con una frequenza di flop turn piuttosto sbilanciata per poi rivercibettare tanto. Vedete la differenza? 63 flop, 40 turn, 70 sul river, per carità, non su tante mani, ma 50. 2000 mani sono abbastanza indicative anche di queste stats. La cosa che ci preoccupa è questo qua, 36 di river bet. Come idea non ho messo la Gresher Factor, ho messo proprio la river bet perché è uno spot più utile in lettura sui nostri avversari. Se prendiamo, che ne so, un giocatore come Passero, per carità abbiamo 24 mani, è presto per dirlo, però vediamo una linea piuttosto passiva accompagnata con un'altra donk, un'altra bet verso Smith, un'altra river bet, e ci fa pensare a uno di quei tipi di giocatori che tenderanno a trasformare abbastanza parte del loro range in bluff, ok? Comunque mi raccomando, questo 36 è alto in generale, sarebbe alto tipo a qualsiasi stake. Io direi che un 25, come le mani che sta tenendo, come le stats più o meno che sta tenendo il nostro velenoso in questo tavolo, attorno al 25 è una river bet sensata. 25 può essere una buona media, possiamo stare tra il 25 e il 30 in certi stake, tra il 25 e il 20 ad altri stake. Avete notato come nelle mie mani avessi una river bet, mi pare del 18, già l'ho dimenticata, ci sono passati tipo 2 minuti, vabbè, non importa, non è importante. Comunque, ritornando sul discorso di Riverbet, 36 è decisamente alta, quindi sarà uno spot dove il guerriero sarà sbilanciato, e se è sbilanciato mancherà o di lettura e o di lettura e o di studio e costruzione del range di riverbet. È importante pensare che, per esempio, contro un giocatore come Passero, che ha un'altissima riverbet, un'altra donk, un'altra bet verso Smith, per carità ha un profilo passivo bipolare, nel senso che pre-flop in lose passive, post-flop ha una linea passiva per poi trasformare in bluff. Probabilmente San è già un giocatore che abbiamo solo 100 mani, ma sembra ancora più agro perché folda poco al flop, betta molto, donka molto, riverbetta molto, betta molto verso Smith. Capiamo il profilo del giocatore. Contro un giocatore del genere la nostra riverbet cala e aumenta il nostro call, no? A posto, perché stiamo sbilanciando contro di lui. Contro un giocatore come Velenoso, per carità, dalle frequenze in realtà, se non è lui ad essere l'aggressore, visto quanto folda flop e quando folda turn, a river quando betta tipo ce l'ha sempre, appunto, dalle mani che stiamo vedendo qua, insomma, da queste 1000 mani in database. Ma dobbiamo cercare di capire che se un 25 di river bet è un range nitty sensato, che più o meno di questo 25 20 è value e 5 bluff, ok? Quindi un rapporto di value probabilmente 4 parti di value e una parte di bluff, quindi una linea piuttosto serena e tranquilla. Un giocatore che ha 36 sta riverbettando un po' a caso, quindi o ha troppo bluff, cosa che ritengo poco probabile dal profilo di gioco che sta tenendo il guerriero, oppure sta diciamo overplayando, cioè prendendo una parte del suo range, magari la parte media bassa, il suo team value, e mettendolo nella parte di bluff senza un vero, nella parte di riverbet senza un vero e proprio motivo. Per vedere un po' cosa è accaduto al nostro hero, mi sono andato a cercarmi un po' di mani, ne ho scelte abbastanza per cercare di analizzare i perché e i per come di quando dovremmo pensare se riverbettare o meno, cercando di ragionare assieme sia sull'intero range in cui ci troviamo, sia su quindi il nostro range situazionale e il range dei nostri avversari, per capire se ha senso. Chiaramente partivamo dall'idea che stiamo riverbettando troppo, quindi l'analisi vertirà nel ridurre un po' questo range di riverbet. Ho visto alcune mani comunque ben riverbettate, non è che i villain, il nostro guerriero abbia giocato così male. Comunque apriamo 4-4, apriamo 4 per, vabbè è un ni, ma va bene lo stesso, non ci curiamo adesso, ci chiama il mondo intero. Esce questo flop, checka il BB, noi qua siamo usciti bettando. In realtà questo è un ni, perché se noi pensiamo al nostro intero range su questo preciso board, in realtà su questo board la nostra frequenza di c-bet sarà relativamente bassa. Aggiungiamo anche che contro questi tipi di avversari, quindi abbiamo un giocatore come Fitzplatz che dalle poche mani che abbiamo dovrebbe foldare abbastanza spesso, questi board non li hitta super bene, e i 4 per carità li abbiamo noi, ma non che bloccherare 6-4 ci interessi molto. Potremmo voler anche c-bettare contro Fizzi, ma contro un giocatore come ZO1379 ci aspettiamo, come tipo di giocatore, una frequente bet verso Smith, una frequente donk bet, una frequente river bet, un basso fold e un'altra linea di aggressor. Quindi questo giocatore è uno di quei giocatori che al flop non folda mai, proprio non folda mai. Su 350 mani lui non ha mai foldato una singola volta ed ha anche un ampio gap di call, e ci chiama apposta per avere una linea poi di bluff con un aggressor in aumento e un'altra bet quando noi andremo a checkare. Quindi se noi planiamo di cibettare questo flop, lo facciamo proprio in lettura di questo giocatore. Onestamente, considerando il nostro range under the gun per il tavolo di No Limit 2, questo flop potremmo non cibettarlo, perché tanto su questo board
L'unico value che abbiamo, ok, a parte 3-3-5-5-7-7, sono un po' di overpair 8-8 più e tantissime combo di overcard miste. Quindi, se ne andiamo a bettare proprio, se ne andiamo a bettare 4-4, stiamo bettando un po' troppo del nostro range. Comunque, ok, bettiamo. Si chiama questo giocatore. La size scelta magari non è super ottimale, ma vabbè, neanche la bet turn migliora il nostro range. Il nostro avversario ha pochi assi, anche perché tribetta il 10, ha chiamato solo. Quindi, su questo board l'asso ce l'abbiamo un po' più spesso noi di lui. Anche se, come vi dicevo, non stiamo bettando tantissimi assi su quel flop, perché su un flop del genere, se proprio volessimo fare un po' i pignoloni, potremmo bettare a K, a Q, a fiori, a picche, a cuori. Essendo uscito picche, noi onestamente abbiamo tipo a K, a cuori, a K, a fiori, non è che ce l'abbiamo molto spesso, no? Quella, insomma, non è importante. Comunque qua Hiro decide di ribettare su questo river, che è di nuovo un asso. Hiro decide curiosamente di bettare strong per foldare su raise. Ora, ragionandoci, cosa abbiamo creato? Ragionando sull'intero range, ve l'ho già detto, non abbiamo molti assi, su questo board la nostra civetta è più piccola, quindi nel nostro check in range c'è qualche asso in più, il nostro avversario ha pochi assi e ci chiama apposta per bluffarci. Se noi abbiamo questa read, se stiamo sbilanciando value, no? Se mettiamo 4-4 su questo board, stiamo sbilanciando value, turn migliora il nostro range e oppo ne ha molti pochi, river non cambia nulla e oppo ha un'alta frequenza di river bet, piuttosto che bettare strong, fra l'altro per foldare se non ricordo male, sì, piuttosto che bettare strong per foldare, che senso ha bettare due terzi su questo river, quando le uniche combo che il nostro avversario può avere, cioè far foldare, non facciamo foldare nulla che ci batta, perché il 7 ci chiama, il 5 non credo ci folderà river, proprio di come sta giocando questo giocatore, e credo anche checkerà back, se noi checkiamo, perché sappiamo che questi giocatori, la loro parte che ha un minimum di showdown value, la checkano back, e la loro parte strong, quindi se veramente questo giocatore ha una mano, come per dire asso 6, che è una mano che potrebbe forse avere, una mano molto forte, la betterà, ma sono molto poche, no, le sue combo di value, anche perché noi abbiamo 4-4, bloccheremo pure le combo di scala, quindi è giochiamo contro qualche full, perché può avere effettivamente qualche combo di asso 3, asso 5, non lo metto in dubbio, poche ovviamente, ma Tarn onestamente credo avrebbe meno risato, ma non è importante. E qui noi bettiamo per foldare la mano, spesso la mano migliore, perché il nostro oppo qua avrà spesso anche mani peggiori, proviamo a pensare a mani che avrebbe giocato così, 8 e 6, 8 e 9, quindi incastri, dei 6x, pochi 4x perché 4x ce l'abbiamo noi, e altre combo, ma anche mani più deboli. Onestamente posso vedere anche delle singole combo a picche, no? Lui potrebbe avere due carte a picche a caso, come jack 10 per dirne una, ci chiama flop con due over e tre quinti, turn fa 4 quinti, quindi river trasforma in bluff. Ora, piuttosto che bettare strong per foldare, o checkiamo per collare, ha piuttosto senso vista la linea che abbiamo scelto, o bettiamo small, ma proprio small, tipo un 20 cent, non per foldare. Bettare strong per foldare è un suicidio, in sostanza, proprio schiantarsi così, perché la nostra mano non è value, cioè cosa ci chiama là dietro il nostro avversario? Gioca 50-10, per cui potrebbe avere dei 10 e 3 suited, forse qualche jack 3, forse K3 suited, non dico di no, un paio di combo di 3, qualche 5 che non credo avrebbe giocato così, qualche 7 che non credo avrebbe giocato così, ma non importa, pochissimi assi credo, qualche pair in mano, ma onestamente quando bettiamo non vediamo mai chiamati da dietro. In più invece, quando checkiamo, sfruttando questo tipo di lettura, il suo range di river bet sarà estremamente sbilanciato. Notiamo 60 contro 30, già 30 è molto alto. Se questo giocatore ha 60 di river bet, sta praticamente bettando il triplo di quello che dovrebbe fare, quindi se noi andiamo a checkare andiamo a fare più soldi. Bet foldare, fra l'altro questa size non c'è motivo, anche perché il pot qua è 90 cent, andiamo a bettare 70, perché questa size molto grossa, abbiamo premuto il tastino bet, un tastino che ci crea le size, molto brutta questa cosa, molto brutta. Cerchiamo di pensare ai perché. Mi raccomando, partiamo dal nostro, pensiamo al board texture, pensiamo al range dei nostri avversari, cerchiamo di capire dove, come e perché perdono e sono sbilanciati. Guardiamo per esempio questi ragazzi. C'è un giocatore come Marg Cambio che su poche mani sta foldando molto poco, riverbettando tantissimo, doncando parecchio, e comunque il profilo è un lose passive con basso fold. Questa alta riverbet 80%, 4 volte su 5, necessiterebbe una nota, no? Se su 60 mani questo tizio davvero ha riverbettato 80%, la nota dovremmo averla, perché ha un profilo passivo pre, basso fold, alta riverbet, quindi la nota è importante. Su un giocatore come Bella, che è un 80-50 aggro depolarizzato, vatte la pesca i soliti giocatori, che però ha un'alta frequenza di fold, ma comunque un giocatore dal profilo spiwi con un'alta riverbet, un'alta bet versus miss, sembra il solito giocatore aggro spiwi. Ok, comunque cosa succede in questo spot? Limpa Marge, c'è un rilancio di questo giocatore qui, il giocoliere, che sembra
sembra un giocatore abbastanza balanced su poche mani, più o meno. Comunque qua non ho ben capito perché abbiamo flattato fuori posizione con K3 Suited, non ne ho idea. Una linea di 3-bet poteva avere lontanamente senso, anche se forse stiamo un po' sbilanciando, ma qua è più serenamente un fold. Comunque ormai abbiamo 3-bettato, ci collano tutti, tanto non è la cosa su cui dobbiamo ragionare, no? Esce questo board, cerchiamo. C'è la bet di un giocatore estremamente passivo, 60-10, 10 di fold, 1 di aggressor, quindi onestamente il suo range sarà mediamente forte, ma ok, comunque andiamo a chiamare, adesso non importa. Tanne c'è un jack, mini donchiamo noi, e qui cala un attimo di silenzio, comunque funziona, fra virgolette, perché il nostro oppo ci colla solo, va bene, lol. River esce un K, e andiamo a pottare. Andiamo a puntare super strong. Ora, se noi pensiamo, cioè, cosa può avere il nostro avversario per chiamarci una bet così sostanziosa? Potrebbe avere qualche jack, molto probabile, potrebbe avere un 4 e ci chiamerebbe una size così grande? Non penso. Visto comunque che ha 11 di fold al flop, 10 di fold, 1 di aggressor e un'altra river bet, questo poteva essere uno spot o da bettare small per estrarre effettivamente value da qualche 4x, qualche asso alta, qualche coppietta che potrebbe girarci come 5-5, 6-6, 7-7. No, che non sono nel suo range di 3-bet, qualche jack X, perché può avere anche qualche combo suited come jack 9, jack 8, jack 7 a fiori che non stiamo bloccherando, ma bettare strong non serve assolutamente a nulla. In più abbiamo, come idea, abbiamo un'altra river bet come stats. Semmai una linea di check call può avere senso, una linea di small bet per collare può avere senso, una linea di bet così alta non riesco a pensare perché. Poi il nostro oppo colla, gira KQ, ci sta, nel senso è una mano chiaramente giocata a caso, ma noi perché abbiamo fatto questa size così su questo river? Cioè, qual è il motivo della nostra river bet? Mi raccomando, ragioniamoci, pensiamo al range del nostro avversario. In questo caso è chiaro che non è così facile perché sono giocatori piuttosto fishy, ma è un giocatore molto passivo che betta flop, quindi dal suo punto di vista qualcosa ce l'ha, e infatti qua gira KQ, dal suo punto di vista KQ è una mano molto forte, no? Sono carte alte. Poi la mini bet al turn è veramente inguardabile, è una cosa che non so perché a Hiro sia venuto in mente di fare queste cose, non si può vedere, no, bro, non farlo più, ti puzza l'alito se continui a farlo. Comunque apriamo 4 per asso K e ci sta. Che tipo di giocatore ci chiama? T-Pep è un 73-3, profilo molto passivo, folda molto poco, 30-30-0, 0-3-0-3, 17 di riverbet. Un giocatore dal profilo loose e passive, è sostanzialmente una bella calling station, bella, grassa, tranquillona, seduta al suo posto, eppure deep, e se è deep c'è qualcuno che sta scaricando soldi in mano a questo giocatore. Mi permetto anche di dire, questo tavolo, vabbè, si può giocarci, ma possiamo sicuramente giocare, trovare tavole migliori. Comunque ok, esce questo board, siamo contro una station. Ora su questo board Hiro decide di bettare. Normalmente, considerando il fatto che il nostro avversario è una station, che su questa board texture non c'è praticamente un buon turn, perché il 2, il 3, il 4, l'8, il 9, il 10 sono tutti brutti turn, i 5, 6, 7 non cambiano nulla, le overcard ne ha tante in mano anche il nostro oppo, perché chiamerà con tante combo di overcard. Comunque chiaramente siamo in value fra virgolette contro alcune combo come il 9-10, come 8x, come 4x. Potremmo anche pensare a bettare, ma non è la cosa che ci interessa molto in questo momento. Comunque turn a coppia, check check, river esce un 9 e Hiro decide di bettare su questo river. Ora qui abbiamo spesso la mano migliore, no? Contro un giocatore come Pep che gioca ATC, perché lui chiaramente non tribetta mai, può avere in mano asso 3, K2, può avere in mano jack 4, può avere in mano 10 e 2, può avere un sacco di mani, no? Questo giocatore, e non trasforma in bluff, no? Questa è la nostra lettura, non trasforma in bluff, per cui tecnicamente noi su questo river abbiamo ancora abbastanza spesso la mano migliore. Stiamo bettando mezzo pot in bluff, cioè stiamo facendo foldare una mano migliore della nostra. Ok, pensiamoci bene, bluff uguale far foldare una mano migliore della nostra. Un giocatore di questo profilo, se al 5 ci chiama, se al 6 ci chiama, se al 7 ci chiama, se al 9 ci chiama, se all'8 boh, non so se ci chiama o ci mini raise, probabilmente ci chiama. Se ha 5-5, 6-6, 7-7, 9-9, probabilmente ci raise. Se ha 6-7, 8-9 o 9-7, probabilmente ci raise, va bene. Comunque nel suo range di river, questa bet non fa foldare nulla che noi battiamo. Veniamo chiamati da dietro, forse un paio di assi ci chiamano da dietro, forse, ma onestamente non andrei ad allargare il mio range di river value su questa board texture, perché è un disastro allargare su questa river board. Comunque sui board, su questo board da river oppo gira 3-5, ci sta, nel senso è lui, no? È veramente il suo profilo, è T-Pep gioca così, 3-5 può far scala, può anche prendere le coppie, ma non c'è motivo di river bettare. Mi raccomando, il ragionamento su questo board
non dovremo sbilanciare la c-bet perché al flop, pre-flop, noi questo board lo hittiamo molto poco. Pensiamo al nostro intero range under the gun su questo flop e al fatto che se bettiamo no le nostre overcard stiamo c-bettando tanto bluff e poco value contro un giocatore contro cui dovremmo giocare al contrario. Una volta deciso di bettare, decidiamo il range del nostro avversario. 4x, 8x, ok, mani che noi stiamo battendo, 4x, 8x, diverse combo di 5, di 6 e di 7, qualche combo come 10-9, jack 3, probabilmente magari con 3 quinti di qualcosa. Turn non andiamo a bettare, river non è value, non è bluff, non ha motivo di esserci questa bet. In più su un board dove il nostro avversario ha un pesante vantaggio di range, perché noi veniamo da under the gun e qui noi o abbiamo overpair o abbiamo full o non abbiamo un tubero, perché di 8 abbiamo tipo solo 8-8 come unico 8 che abbiamo under the gun quando noi rilanciamo pre. Ok? Non è complicato, no? Ci si può tranquillamente arrivare facilmente, va bene. Comunque, cosa succede qua? L'imperino, cerchiamo e va bene. Pensiamo ai tipi di giocatori: un 60-10, basso fold, bassa aggressor, alta donk, alta river bet, ma su poche mani. Sembra comunque un profilo di un giocatore piuttosto passivo. Il nostro Diego, non so che sia, comunque un 60-20, 70 di c-bet, 70 di fold, è un sostanziale hitter fold, ok? Quindi non dovrebbe darci nessun tipo di problema. Apre il 20 da tutte le posizioni e non ha rilanciato. Ok, sappiamo già che tipo di mani ci gira. Esce questo fantastico board. C'è un check. Mettiamo, certo, potremmo anche voler alzare size. Chiama il giocatore dal profilo passivo. Molto bene. Turn, mettiamo ancora. Ci sto tranquillamente. Ok, river, c'è da pensare. River, allora, che tipo di avversario abbiamo? Ha un minimo di river bet, ma non credo sia un giocatore che bluffi molto. È uscito un 9. Il 9 nel suo range, nel senso che può avere dei 9. Li avrebbe giocati uguali. 10-9, jack 9, 9-8, 9-7. Tutte carte che gioca uguale. Può avere delle combo di jack 10. Può avere qualche donna in mano, visto le sue stats, può girarci anche Q10, suppongo, non credo l'avrebbe rilanciato, un 60-10, forse avrebbe lanciato Q10 suited, magari non offsuit, ma non ha molta importanza, quindi abbiamo poco value da estrarre, semmai potrebbe avere qualche combo di 2, pochi 5, perché potrebbe averci chiamato al flop con 5-4 a cuori, 5-3 a cuori, mi sembrano tutte carte nel suo range, quindi con cosa può chiamarci? Con qualche 2, qualche 5, qualche donna peggiore può aver l'impatto Q3 suited per esempio, e noi stiamo giocando il 7 come kicker, quindi se dobbiamo scegliere una size di value, visto il tipo di giocatore, sarà una size piccola. Comunque sono missati due draw che noi non stiamo bloccherando, il 10 e jack non ce li abbiamo in mano, il draw di scala è rimasto lì, il draw di colore non è uscito, ora ha un minimo di river bet, dovremmo sapere, visto che abbiamo 400 mani in database, se questo giocatore trasforma o meno in bluff, quindi se noi abbiamo nota che ci fa pot river miss draw, che ne so, gliel'abbiamo visto fare, vista la river bet, allora qui dovremmo sempre checkollare, non c'è motivo di checkresare, checkollare. Se invece decidiamo che possiamo prendere valore ancora da queste mani, una size che possa essere effettivamente chiamata da un 2, da un 5, da una donna peggiore. Iro qua invece cosa fa? Betta pot. Non troppo resa, noi andiamo a foldare. Non c'è motivo di river pottare, ok? Chiaro il perché? Chiaro il discorso? Beh, allora, bro, chiaro, devo mozzicarti l'orecchio. Va bene, vediamo qualche altra mano. Comunque, mi raccomando, a ragionarci su. Allora, l'imperino di Ticker, giocatore estremamente passivo, alte frequenze di fold, basso aggressor, basso river bet, giocatore che non bluffa sostanzialmente mai. Notiamo che su 1500 mani vince 50 BB100 LOL, per capirci che qualcuno gli sta scaricando i soldi addosso. Va bene? E visto che siamo stati noi a raccogliere mani contro Ticker, da qua, cioè nel senso che in queste mani che ho in database sono tutte mani solo di Hero, quindi le mani di Ticker sono solo le mani giocate quando c'è il guerriero al tavolo, ho l'impressione che Ticker possa essere un giocatore vincente contro Hero. Perché Hero, come mai, sbilancia in continuation bet, sbilancia in river bet, sbilancia in dunk bet, sbilancia in un modo che corregge gli errori di una calling station. Va bene, vabbè. Comunque chiamano tutti, va bene, chiama un 73-1 con un basso fold, un alto fold flop, comunque un giocatore piuttosto passivo, un 75-5, giocatore piuttosto passivo, con una curiosamente alta bet versus missed, sarebbe il caso di avere un'informazione su queste stats. Comunque cosa fa? Donka e donka 40, resiamo, non c'è dubbio. Il range di donk bet di questo giocatore che donka 40 può avere dei 6x, dei 4x, può avere dei 5x come 5-7, 5-3, 5-8, 8-9 e incastri di scala, no? 8-9, 8-7, 7-7-8, qualche altra combo varia, adesso è inutile pensarci troppo, ovviamente 3
aspetta molto poco, può girarci tranquillamente anche a solo 10 per capirci un giocatore del genere, ma siamo avanti al suo range di donk bet. Flatta, infatti fra l'altro mini donk fold, nota da prendere. Flatta invece Soggia, che Soggia è del 98, quindi è un giovincello, è un giocatore bello loose, bello passivo, è un giocatore estremamente passivo. Ok, comunque Flatta, pensiamo al suo range di call call, ma adesso non si super interessa. Comunque esce un 7, il 7 migliora più il suo che il nostro, no? Perché onestamente noi di 7 non abbiamo mai, lui può averci chiamato con qualche incastro, e il 7 chiude 5-3, migliora 5-7, vabbè chiude 8-9, ma nel senso è comunque una carta da cui possiamo ancora estrarre value, mettiamo ancora e ci posso stare. River esce un 8, l'8 è un po' un disastro, perché ovviamente ora un 9 ha fatto scala, un 5 ha fatto scala, noi abbiamo top pair e siamo contro un giocatore estremamente passivo. Ora non credo che su questa board texture sia il caso di fare grande overthinking, vediamo un minimo di river bet, possiamo immaginare che con una nota specifica e sapendo anche quanto betta, per esempio fa mezzo pot al river in value, oppure fa small bet river in bluff, oppure quello che è, potremmo trarre profitto, se no semplicemente questa è una strada che non possiamo value bettare, perché ci chiamerà da dietro pochissimo, se hop veramente ha un 10x, pensiamo che abbia un 10x, un 6x, aspetta qua quant'è che fa Hero che non mi ricordo, Hero punta anche strong, se ha un 10x l'unico 10 che battiamo è 10 jack, perché 10-9 ha fatto scala, 10-5 ha fatto scala, tutti gli altri 10 sono doppie coppie, forse 10-2 che potrebbe essere nel suo range, ma praticamente non è value dei 10. I 6 non credo ci chiamino, i 7 dubito, ma non è impossibile, gli 8 potrebbero volerci chiamare, ma non dovrebbe avere molti 8 in mano, no? Tipo potrebbe avere jack 8 a picche, potrebbe essere una mano che potrebbe avere, ma veramente poche. La size è comunque molto alta, in più Soggia siamo giocatori che river betta pure, non c'è motivo di bettare, poi dopo quasi resa andiamo pure a chiamarlo. LOL, cosa bro, what the hell, ma perché mai dobbiamo bet collare top pair su un board dove c'è una scala con un 5, una scala con un 9 contro un giocatore che gioca il 73% dalle mani, che folda molto poco al flop, quindi al flop può avere 3 quinti di follia, per capirci può girarci, che ne so, asso 5 a picche, una mano che potrebbe tranquillamente avere, no? 3 quinti di scala, 3 quinti di colore, 3 quinti più 3 quinti fa 6 quinti, 6 quinti è più di 1, cioè se abbiamo più di 1 è proprio uno nessuno 100.000, non so cosa c'entri, comunque qui bet collare non ha senso. Oppo gira Jack 9, mi direte, conoscendo il guerriero mi dirà, ma lui non doveva chiamarmi, come fa a chiamare con Jack 9? Sì, ok, come fa a chiamare con Jack 9? 70-10, uno di aggressor, fuori dal 30, è normale, no, che faccia questi tiri. Ma noi perché abbiamo river bet collato su questo river? Che, qual era il motivo? Cioè, non è value, non è bluff, non possiamo bet collare, possiamo, se abbiamo giocare la mano diversamente, ma qua non c'era nessun motivo. Abbiamo ancora un po' di mani, quindi calma e jazz, ragazzi, ci arriviamo. Comunque buon tavolo, giocatore 50-10, alto fold, linea molto passiva, un 55 alto fold, linea un po' passiva con un minimo di river bet. Comunque il profilo è un lose passive hitter fold molto passivo, un 53 hitter fold molto passivo. Questa river bet va argomentata, cioè se abbiamo visto che su 80 mani sta bettando sbilanciato per qualche motivo, allora avremo una nota, se no è un giocatore lose passivo con un minimo di aumento di frequenze, per cui possiamo immaginare che magari betti un po', ma visto che fold è il 70 non credo stia trasformando molto in bluff. Comunque limpa, rilanciamo, ci chiama, limp call, ok, di questo giocatore. Su questo board non bettiamo, ah sì, scusate, bettiamo, ok, bettiamo, anche se il 9 e l'8 se li è abbastanza spesso, è comunque un giocatore che folda 70, posso starci. Turn, peira, check check, river esce un 8, bettiamo 24, vediamo risate e chiamiamo. What? Ecco, su questo river stiamo bettando quella che è spesso la mano migliore, no, contro questo giocatore. È un giocatore che, se sappiamo che, cioè, non ci sono molti, cioè, c'è qualche draw, c'è 7-6, c'è 10-7, c'è qualche mano che potrebbe volerci bettare, 10 jack ovviamente la scala ce l'ha già chiusa, c'è qualcosa che possiamo bluff cacciare se abbiamo nota su quella river bet, ma bet collare a sua alta qua, già bettare river non serve un granché, perché la mano ha equity, cioè raggiunge lo showdown abbastanza spesso vincendo quando si fa in check check, ed è una cosa che mi aspetto, perché è un 50-10, è uno di aggression, una bassa bet versus missed, quindi bet collare è veramente senza senso. Poi il nostro oppo gira 10-8, non è a caso, infatti è un giocatore molto passivo, ci chiama con la bottom pair, c'è Qatar, ci mini raise a river, cosa può avere questa questo giocatore? Non c'era motivo di bettare e non c'era nessun motivo di chiamare. Ok, ok, comunque l'imparino di un 30-10, rilanciamo,
folda e chiama un 85.5, profilo estremamente passivo, basso fold, basso aggressor, chiama tutto, un minimo di river bet su 30 mani, ma immagino che comunque faccia, ne faccia da padrone il profilo del giocatore super passivo. Comunque, su questo board andiamo a bettare, ci può stare, è un giocatore molto passivo, quindi direi che su un payrato possiamo anche bettare, il nostro oppo ci colla, turn andiamo a bettare ancora, perfetto, il nostro avversario è molto passivo, quindi andiamo a estrarre ancora value, river è un giocatore abbastanza passivo, vorremmo value bettare ancora, ma perché così forte? Cosa può avere il nostro avversario per cui ci chiama river? Allora, può avere qualche asso X, ma è un giocatore che gioca il 90% delle mani, e dobbiamo pensare quanti sono gli assi X su tipo 1100 mani che sto tizio sta giocando. Prendere valore da un paio di ASX non ci interessa un granché. Lui può avere qualche KPI, magari a picca, a fiori, può avere dei 5, può avere degli 8, può avere qualche asso debole, può sicuramente avere qualche donna, è giocata nello stesso modo, può avere qualche pair, perché è un giocatore che non rilancia mai, 3-3, 2-2, 4-4, mani così. Se vogliamo estrarre valore da queste mani, betteremo small per foldare su raise, fra l'altro, visto che è un giocatore molto passivo, invece bettiamo strong. Poi qua il nostro oppo ci resa, a questo punto il nostro oppo resa su questo river, come può non avere la donna? Come può non avere un punto che ci batte? Come possiamo bettare strong per chiamare raise di un 85-5-0805? Che senso può avere? Se per assurdo abbiamo nota, non so perché, su un giocatore così passivo dubito, ma se abbiamo nota che quel 40 di river bet è proprio perché lui sta bluffando river, non penso, però dovremmo avere una nota che abbiamo preso, no? Check o turn, river pot e gira air, gira missato 4 quinti incastro, missato colore, quello che è, e allora possiamo farlo, ma bet collare qua che senso ha? Bet colliamo, oppo gira un Q, non ci sorprende, è tutto in profilo, è tutto in linea con il suo profilo, ma non segue il perché della nostra river bet, ok? È quello su quello su cui stiamo ragionando. Diamo un'occhiata a qualche altra mano, apriamo 4 per, ok, value bettiamo su questo board, va bene, value bettiamo su questa turn, anche se le size sono piuttosto grandi, è difficile estrarre value da un board così, così asciutto, comunque ok, peccato per questo 8 che non ci fa più giocare il kicker, va bene, river action 2, bettiamo strong, il nostro oppo ci resa e andiamo a foldare. Ora, su un giocatore di questo tipo, è un 60, 2, fold 50, 1 di aggressor, 60 di river bet, 50 di bet versus missed. Sembra un giocatore in grado di tramutare in bluff le sue mani. Sembra, 60 di river bet è tanto, è il triplo di una river bet normale, su 130 mani, basso fold, alta river bet. Se noi pensiamo, se noi puntiamo river, puntiamo 51 a river, su un pot di 70, cosa ci chiama da dietro? Cioè, cosa può chiamarci effettivamente? Se noi avessimo bettato meno, per esempio quel 2, il nostro avversario può avere dei 2 in mano, no? Gioca 62, quindi può avere anche qualche 5-2 suited, per capire. Può avere 4-2 suited, come no, anche non necessariamente a picche, intendo anche a cuori, ci chiama con l'incastro, ci può stare, può avere degli altri 2 non molti, può girarci 4-5 sicuro, può girarci un asso migliore, sì, perché non tribetta mai, ma da dietro l'8, sì, potrebbe avere qualche 8, pochi 8, potrebbe avere 10-8 a quadri, 10-8 a picche, 9-8 a quadri, 9-8 a picche, manica potrebbe avere un po' forzate, ma dobbiamo bettare piccolo, no? Bettare small, cioè farci pagare da queste mani, quindi se mai siamo in value sarà con quelle. Non possiamo bettare così forte su un board così asciutto, perché il range del nostro avversario è piccolissimo, sia anche lui l'asso, stiamo o smezzando o perdendo, cioè non ci sono vie di mezzo, non è che se ho asso 5 stiamo smezzando, se asso 9 stiamo perdendo, non stiamo giocando il 7, quindi questa river bet è autoimpostata e non ha nessun motivo di esistere. Se mai, visto questa linea, cioè se non si è, vabbè, si è chiuso un incastro con 4 e 5, ma non si sono chiusi due tipi di draw di scala incastro, non si è chiuso 4 quinti di colore, è un giocatore che permette a 60, può aver senso semmai c'è collare, soprattutto se abbiamo qualche nota specifica. Mi raccomando bro, perché sai che se io ci metto un'ora a farti dei video è proprio perché ci si ragioni, non è per dirti su. Comunque cerchiamo allegramente, va bene, usciamo bettando questa coppia su questo field, vabbè, facciamo finta di sì, bettiamo questo turn, river pottiamo, vediamo risati e chiamiamo. Ora, anche senza pensare al nostro avversario, che per carità è un 60-30, è piuttosto aggro, in generale sembra abbastanza giocatore aggressivo, ma non ci interessa granché. Quando noi bettiamo pot a river, fra l'altro per chiamare raise, ma se noi pottiamo, effettivamente cosa può chiamarci da dietro? Su questo board ci sono un po' di draw, il jack ne chiude qualcuno, chiaramente chiude più probabile, chiude 8-9, e in più sappiamo che quando pairano i jack e 10, la mano inglese jack e 10 c'è più spesso del normale, perché sappiamo come giocano questi ragazzi con la mano inglese, ma va bene. Comunque qui
contro un jack stiamo perdendo, cioè praticamente non stiamo giocando il kicker, la mano migliore è in gioco, noi abbiamo solo un jack, se noi qua avessimo jack 3 sarebbe la stessa cosa, quindi stiamo bet collando con una top pair senza kicker. Ok, è una doppia perché c'è 10-10 in gioco, ma pensiamo a cosa effettivamente giochiamo su questo board. Quindi qui il nostro avversario con jack 8 è in value, ok? Può avere dei 10, perdiamo, i 7 non li avrebbe giocati così, avrebbe chiamato solo, i jack non lo so, forse avrebbe resati, ma li stiamo perdendo contro tutti, sta resando su un 2 e abbiamo bettato strong. Se noi avessimo bettato piccolo, se mai, e non avrei bettato su questo river, se mai, visto il profilo del giocatore, cecco, ragiono se voglio chiamare o meno, visto il tipo di giocatore potrei anche voler chiamare, se poi vado lì probabilmente foldo, ma vorrei avere nota, se ho già nota che è andato lì potrei voler chiamare, prenderò value da molte picche, da molti incastri, da dei 9x, degli 8x, molte picche x, e ovviamente ogni tanto mi spalmo contro 8 e 9 che me l'ha giocata giusta perché ha chiuso il punto, ma ho la nota e il motivo per chiamare. Qui bettare strong non serve a niente. Per chiamare raise, qua chiamiamo, oppo gira 9-8, GG al nostro oppo, ci sta che giochi in questo modo, ma qui il motivo del bet call non riesco proprio a, non riesco a immaginarlo, perché in questo spot Iro non stava pensando ai motivi della sua bet. Mi raccomando, cerchiamo di pensarci, se vogliamo giocare su più tavoli queste argomentazioni devono essere automatiche e veloci e tranquille. Allora, l'impa è un giocatore che gioca tutto, gioca al 100% delle mani, folda molto poco, è molto passivo, ha un minimo di aggressività sul turn river, ma è un profilo di giocatore estremamente passivo, è un 91-0, è una cosa folle. Comunque rilanciamo, potremmo rilanciare un po' di più, ma va benissimo. Su questo board andiamo a bettare, potremmo alzare size onestamente su questa board texture visto il tipo di giocatore, ma stiamo ragionando sulla river bet, ci chiama. Sul turn andiamo a bettare, ancora una size alta su questo board, va bene, magari alzavamo flop più che turn. Su questo river bettiamo strong, il nostro oppo resa e noi foldiamo. Ma perché bettiamo strong? Cosa può avere il nostro avversario per chiamarci pot? Può avere, cosa può avere? È uscita pure la carta di cuori, cioè si sono chiusi tutti i draw possibili tra scale, colori, doppie, coppie, vattela a pesca, tutto può avere, tutto su questo board ovviamente ha tutto. Ma perché bettare così forte contro un giocatore così passivo? Bettiamo piccolo, facciamoci pagare effettivamente dagli 8x che può avere, qualche 9x, qualche 6x, potrebbe tranquillamente avere anche qualche combo di 10-10 per capirci, perché non trimette e non rilancia. Ma se noi mettiamo pot, ecco, queste mani lui le folda, no? Cioè le folda, poi magari ce le chiama, però nel senso perdiamo più soldi quando perdiamo, dovremmo bettare ragionandoci. Queste river size, bro, oltre alle frequenze anche le size sono un po' a per aria. Allora isoliamo con una size un po' piccola, ma non è la cosa che ci interessa, ci chiamano in due, mettiamo un po' strong su questo board, ci chiama un 80-30 vagamente aggressivo per vari motivi, mettiamo turn con size molto grande, brutto turn, river è pessimo e pushiamo. Ora ho capito che il nostro avversario è 80-100, ho capito, non ho dubbi a riguardo, ma cos'è la nostra bet? È disperazione, cioè oh, è uscito il turn peggiore del mondo, il river è ancora più brutto, non si può vedere, però qui non, cioè cosa, perché, ma non, basta, non voglio più vederla questa mano, vediamone un'altra, l'ultima mano, va bene, vediamo l'ultima mano, cosa succede? Apriamo 4 per, ci chiamano due giocatori, un 60-30 che però folda parecchio e piuttosto passivo, preflop è piuttosto loose, è fra l'altro l'antichrist, notiamo che prima avevamo Lucifero, questa poker room è diabolica. Comunque abbiamo un 60-30, aggrospiwi preflop, hitter fall pass flop molto passivo, un minimo di bet verso Smith che però è una verso una su una, non ci interessa molto, non è molto indicativa. Comunque il profilo di quello un giocatore lose aggro pre e hit or fold post flop, ci chiama un altro giocatore che ha un 80-10 basso fold, relativamente alta river bet, serve una nota, ma è un giocatore da profilo molto passivo. Ok, esce questo board, andiamo a voler bettare, abbiamo scelto una size un po' corposa, c'è da dire, ma c'è da dire che se questi avversari hanno una carta di picche non ce l'abbandonano, forse la size è un po' alta, turn non è un granché, bettiamo ancora strong, il nostro avversario ci chiama river e blank, dopo usciamo bettando tantissimo, il nostro avversario ci vuole indesso i 400 e qua andiamo a chiamare. Ma contro un giocatore così non è esattamente ottimale questa super mega fanta astro iper size. Se vogliamo estrarre tre strade di valore, torniamo indietro, considerando il range del nostro avversario, mettiamo tipo, che ne so, 18 su questo flop, sul turn che ha 50 cent ne mettiamo tipo 20, 5, 30 per prendere ancora valido il suo range, ma poi ci colla il river, il pot è tipo 1,20€, possiamo bettare, che ne so, un 60 cent, il nostro avversario è 1,80€ e possiamo tranquillamente foldare su range. Se ne mettiamo 1,30€, considerando che la maggior parte del range del nostro avversario è composto da singole carte di picche, qualche 10x che non credo ci chiami questa size river, qualche kx, non lo metto in dubbio, sicuramente qualche kx, però dobbiamo pensare che kx 10, K9, K2, K6 ci battono, quindi tutti questi K che noi vediamo in mano all'oppo in realtà sono K3, K8, K
jack, poco, non così tante mani, e quindi questa riverbed è esagerata, proprio esagerata, come dire basta, sono stufo, ti butto lì, che è una cosa che ogni tanto posso fare anch'io in Valorant, ma su un board di questo tipo, dove fra l'altro si chiude anche il draw di scala, possibile, no, da questo giocatore che non ti rimetta mai, la size è troppo corposa, poi non sta troppo colla, vabbè, colla, ci resa, ci gira il Nas, floppato, GG, ma questo non è che è un cooler, è un po' un'esagerazione, ok, abbiamo overplayato e stiamo riverbettando senza un vero motivo. Prendiamo Vincenrico, che su 88 mani è un loser passive 65, 1 di aggressor, 5 di riverbet. È chiaro che questo giocatore, se ci riverbetta, ha probabilmente, boh, fatto, non lo so, ha fatto un punto che neanche c'è nel poker, cioè ha tirato fuori il pokerissimo, che è un doppio set di full sopra 4 quinti. Sopra 6 quinti di colore, che ne so, un punto super fortissimo. Cerchiamo quindi di ragionare sui perché delle nostre move. Mio caro bro, se noi stiamo tenendo queste stats, come ti dicevo, la don't bet abbiamo cercato di correggerla e la correggiamo. Poi correggeremo la difesa sui 3-bet, i range posizionali, la difesa dei blinds, il bilanciamento delle c-bet, che saranno argomenti delle prossime parti di questi filmati, la linea di check fold flop, ma per questo stake può anche andare. Ora abbiamo visto un po' la river bet, poi argomenteremo sulla bet versus miss. Piano piano cerchiamo di riprendere tutte le nostre stats e riportarle normali, ma non è che giochiamo per avere delle stats, ok? Le stats sono un'espressione del nostro stile. Partiamo quindi dal nostro stile e le stats saranno una conseguenza di uno stile riadattato. Non è che diciamo, ah, Andre mi ha detto che non devo bettare 35 river, quindi uscirò bettando 20, quindi betterò meno. No, aspetta, bettiamo meno perché abbiamo capito perché dobbiamo bettare e normalmente le nostre stats scenderanno, ok? Non si gioca per avere delle stats, ma giocando in un certo modo avremo certe stats. Ha senso questo discorso? Ovviamente sì, l'ho detto io. Tutto ciò che dico ha senso, tranne quando è prima delle 8 di mattina e ora sono le 2:24, per cui ho coce fra 5 minuti. Bene, ragazzi, detto questo, io vi saluto. Per il video di oggi è tutto, un saluto alla prossima da Lorcane. Bye bye!